Ha inizio la cerimonia per la sigla delle modifiche all'intesa tra la Repubblica Italiana e la Tavola Valdese. Prende la parola il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dottor Alfredo Mantovano. Grazie a voi per essere qui in questa sala. Ringrazio in modo particolare i rappresentanti della Tavola Valdese e tutti coloro che hanno contribuito al successo, diciamo, dell'approfondimento che ha portato alla sottoscrizione di oggi e che era attesa da tanto tempo. Mi permetterete di ringraziare in modo tutto particolare la Presidente della Commissione, la professoressa Gerardina Boni, che ha dato un impulso determinante per la conclusione della stessa Tavola Valdese. Saluto il senatore Malan, che è un rappresentante di questa, un appartenente a questa comunità. La sottoscrizione che avverrà oggi poi verrà sottoposta per l'approvazione al Consiglio dei Ministri, ma abbiamo tenuto un Consiglio dei Ministri fino a pochi minuti fa e ho informato la Presidente Meloni della sottoscrizione che sarebbe venuta adesso, e poi inizierà l'iter di approvazione, di ratifica meglio ancora, in Parlamento, e credo ci siano, senza voler rubare il lavoro a nessuno, le premesse perché tutto questo possa avvenire in tempi rapidi e di soddisfazione per tutti. Prego, professoressa, grazie ancora. Intervento della Presidente della Commissione per le intese con le confessioni religiose e per la libertà religiosa, professoressa Gerardina Boni. Ricorrono 40 anni da quando nell'84 è stato messo in moto quel meccanismo fino allora soltanto immaginato dai padri costituenti e correlativamente predisposto nella Carta fondamentale per disciplinare i rapporti con le confessioni religiose, in favore delle quali si trovava finalmente ad essere esteso in maniera effettiva e non più soltanto con l'affermazione di principio il ricorso al metodo pattizio. E la prima intesa a essere firmata è stata proprio quella con la Tavola Valdese. Un metodo la cui operatività si sarebbe presto dispiegata in tutta la sua estensione, con riguardo non soltanto alla stipulazione di nuove intese, ma anche all'eventuale modifica di quelle già concluse. Oggi si sigla la terza modifica dell'intesa con la Tavola Valdese. Di conseguenza, allorquando giungerà a termine anche il relativo iter, che auspichiamo rapido, la mole già consistente di fonti di produzione bilaterale andrà a incrementarsi ulteriormente. In sempre più compiuta attuazione del principio fondamentale fissato nella nostra Costituzione, secondo cui la regolazione dei rapporti con le confessioni religiose è demandata non a una scelta unilaterale dello Stato, bensì a una concertazione con le confessioni. Quello della bilateralità è e deve rimanere il principio ispiratore che anima l'intero sistema delle relazioni tra lo Stato e le confessioni. Esso non va confuso con un mero rafforzamento delle tutele a livello puramente procedurale, fine a se stesso pur nella sua importanza. Ne può essere accusato di inadeguatezza laddove riveli, come tutti gli strumenti a nostra disposizione, profili di perfettibilità. Il significato della bilateralità e delle plurime traiettorie che da esso si dipartono, seppure contrassegnate talvolta da momenti di stasi e anche di difficoltà, come proprio di ogni autentica occasione di confronto, non deve essere frainteso. In esso viene a sostanziarsi il vettore principale attraverso cui le necessità delle confessioni si palesano e l'ordinamento statale, senza eccedere il proprio ambito di competenza, ma neppure senza abdicare alle proprie responsabilità, di fronte a una dimensione così fondante per la persona come quella religiosa, può valutare la maniera più appropriata affinché tali richieste possano essere recepite. E ancora una volta, come in ogni tipo di relazione, anche in questo frangente, non si deve credere che il risultato conseguito costituisca un punto di arrivo definitivo. Ce lo dimostra proprio l'occasione odierna, in cui trova conclusione un percorso scaturito dalla necessità di rivedere posizioni precedentemente raggiunte, ma non per questo immobilizzate di fronte al mutare delle esigenze e anche al mutare del quadro normativo complessivo. Il principio pattizio ci introduce, in altre parole, a un dialogo che si deve mantenere aperto e vivo, guardando adesso l'impegno e l'augurio più adeguati a guidare l'azione che deve essere proseguita, coincidono nell'intento comune di non permettere che tale canale inaridisca, lasciando privo di sostegno un modello di interlocuzione tra Stato e confessioni, il cui scopo primario è quello della ricerca congiunta delle modalità tramite cui ciascun ordine e le rispettive stanze possano non solo
convivere al meglio, ma esprimere al massimo grado le proprie potenzialità. Per questo è molto importante che la Commissione per le intese con le confessioni religiose e la libertà religiosa, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 2023 e che ho ricevuto l'onore di presiedere, si ponga sollecitamente di nuovo in ascolto delle istanze delle confessioni religiose. Si è insediata il 15 gennaio di quest'anno e ha lavorato davvero alacremente. Grazie anche all'aiuto del personale dell'Ufficio Studi e Rapporti Istituzionali, che in questa occasione ci tengo a ringraziare per la laboriosità, l'efficienza e anche la gentilezza, che non è mai scontato né banale. Fra l'altro in un clima di intensa e generosa collaborazione di tutte le amministrazioni interessate. Quando si pensa ai diversi cicli attraverso cui lo strumento in questione è venuto evolvendo nei decenni, l'immagine comunemente impiegata in dottrina e ora anche in giurisprudenza è quella delle stagioni delle intese. Lo sforzo di cui occorre farsi carico è allora quello teso a impedire che il riferimento diventi per inerzia sinonimo delle stagioni passate, dovendo piuttosto restare sempre pronta questa espressione a evocare innanzitutto la nuova stagione che ancora ci sta di fronte e che forse, possiamo forse dire oggi, affermare anche senza indulgere i facili ottimismi, si è già aperta. Grazie. Intervento della moderatora della tavola valdese, diacona Alessandra Trotta. Grazie, naturalmente ringrazio anch'io la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Commissione per le Intese per l'impulso che è stato dato, che ha consentito effettivamente in tempi ragionevolmente brevi di portare a compimento l'iter per questa modifica della intesa che riguarda in modo specifico la regolamentazione, la gestione da parte delle nostre chiese dei fondi dell'8 per mille di cui siamo destinatari e che è stata richiesta da noi. È bello, effettivamente è stato fatto riferimento dalla professoressa Boni al fatto che siamo al 40° della prima intesa che ha dato attuazione al terzo comma dell'articolo 8 della Costituzione. Che questa modifica cada in un anno come questo credo sia significativo. Sembra la modifica, una piccola modifica di una intesa già esistente, in realtà ci tengo a dire che anche una cosa come questa, cioè un intervento di piccola modifica di un'intesa già esistente, dalle nostre chiese viene interpretato esattamente come è stato interpretato fin dall'inizio, come un servizio al bene comune. La relazione con lo Stato nel quadro dell'articolo 3, del terzo comma dell'articolo 8 della Costituzione. Non abbiamo mai pensato che un'intesa, in particolare l'intesa che regolamenta i rapporti fra lo Stato e le nostre chiese, fosse prioritariamente uno strumento attraverso il quale tutelare i nostri diritti. Non abbiamo mai considerato l'intesa uno strumento privilegiario, ove fosse così che forse ci saremmo tenuti lontani dallo strumento delle intese. Abbiamo sempre pensato che sia uno strumento in realtà per rendere il servizio di rendere più effettiva e costante l'attenzione per la crescita di pluralismo e libertà per l'intero paese. Abbiamo interpretato così. E devo dire che anche questa piccola modifica in realtà per noi è una cosa che va nella direzione anche qui di un ampliamento del servizio al paese. Sapete che la scelta che le nostre chiese hanno fatto nella gestione dei fondi dell'8 per mille di non utilizzarli per il sostentamento della Chiesa. Ci teniamo a salvaguardare anche la libertà delle nostre chiese, che è salvaguardata anche dal fatto di mantenersi attraverso i fondi dei propri fedeli, dei propri membri, ma appunto utilizzarli esclusivamente per finalità sociali, culturali, umanitarie. La modifica che abbiamo chiesto va nella direzione di un ulteriore ampliamento delle possibilità di fare questo, cioè di supportare dei rilevanti interventi di carattere sociale, culturale, umanitario, che vanno nella direzione. Noi abbiamo sempre pensato che in fondo ricambiamo la fiducia che un numero straordinariamente grande di contribuenti ci riconosce ogni anno. Abbiamo un numero di firme che è enormemente superiore a quello della consistenza delle nostre chiese, lo restituiamo in termini di anche degli ottimi spot.
Ma non so quanto sono gli spot che incidono alla fine, io credo che... Sì, forse, beh, facciamo, no? Cerchiamo di non spendere troppo, però devo dire effettivamente non è questo l'elemento. Però credo che ci sia più il riconoscimento, ne abbiamo un riscontro anche dalle persone che non appartenendo alle nostre chiese ci spiegano per quale ragione firmano per le nostre chiese, il riconoscimento appunto del fatto che rendiamo un servizio alla crescita della comunità civile, alla crescita di una società più giusta, più solidale. E questo è il modo attraverso il quale interpretiamo anche questo ruolo. La modifica va effettivamente, per noi era importante perché ci consente un ampliamento delle possibilità di supportare interventi di questo tipo, quindi ringraziamo molto per aver insomma aderito a questa nostra richiesta, speriamo anche noi naturalmente che l'iter poi legislativo che seguirà non sarà troppo lungo e basta, grazie. Siglano per il Governo della Repubblica Italiana il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alfredo Mantovano, per la Tavola Valdese la moderatora diacona Alessandra Trotta.